saluto a tutti gli amici di L'Altro Giornale Channel e benvenuti all'Arte Dentro di Te. Oggi abbiamo un ospite speciale. Invece di un artista abbiamo una persona che si occupa d'arte ed è molto comunque importante per gli artisti, perché tanti hanno bisogno di queste figure che promuovono l'arte. È l'assessore alla cultura del comune di Villafranca di Verona. Buongiorno Claudia Barbera. Buongiorno Mara e buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi. Ecco, ti ringrazio di aver accettato di partecipare a questa mia rubrica e, come agli artisti, anche a te pongo la stessa domanda: cos'è l'arte dentro di te? Ah, è una bellissima domanda ed è difficile in realtà da sintetizzare in poche parole. Io direi che è tante cose, ma può rappresentare soprattutto un viaggio e ciò che permette di catturare ciò che in realtà è già dentro l'animo e magari non si aveva avuto modo di considerare prima. Quando si vede una fotografia, faccio un esempio concreto, un quadro, qualsiasi cosa che riguardi l'arte, penso che sia soprattutto questo, è soprattutto emozione ed è riassunto in quello che appunto ti ho detto. Certo, sì, è importante sentirla dentro, perché poi questa è la molla che ti permette di fare tante cose. Tu come assessore hai dovuto affrontare il periodo del lockdown, che è stato un disastro per tutti gli artisti, per tutte le iniziative culturali. Tante le mostre che hanno dovuto interrompersi, essere rimandate. Voi come avete affrontato? Tu come hai affrontato questo problema? Ma è stato un periodo molto difficile, perché chiaramente poi non era assolutamente prevedibile, per cui penso che anche la definizione di arte che ti ho appena dato probabilmente è anche cambiata in virtù del lockdown. L'arte credo che sia stata una risorsa importante, così come la cultura, per tutti in quel periodo, perché ci ha consentito di trovare un qualcosa di positivo anche in un periodo in cui siamo stati costretti ad isolarci e a rivedere un po' quello che era il nostro modo di socializzare. È stato un momento difficile, perché dall'oggi al domani abbiamo dovuto interrompere quelli che erano gli eventi già programmati, dove magari c'è stato un lavoro chiaramente che andava avanti da tanti mesi e quindi purtroppo, soprattutto nell'ultimo periodo, lo dicevo quasi come una battuta amara, mi sentivo più assessora al rinvio che assessora alla cultura. Poi, bene o male, grazie alla collaborazione di tutti, in particolar modo del territorio, che non smetto mai di ringraziare, perché da soli non si fa assolutamente nulla, e quindi grazie alle associazioni che lavorano tutti i giorni sul territorio, si sono trovate delle modalità alternative per fare qualcosa, sia durante il lockdown, e quindi abbiamo fatto partire delle dirette streaming per proporre quantomeno degli incontri culturali online durante il periodo del lockdown, e abbiamo fatto partire una serie di iniziative. Una è un contest artistico che ha raggiunto la sua finalizzazione recentemente, proprio 2 settimane fa, grazie all'associazione Mi Conti, che ha coinvolto le persone di tutte le età nel disegnare, dipingere, creare sculture piuttosto e scrivere poesie riguardanti la nostra città. È stato un po' un modo per cercare di tirare fuori le emozioni di quel periodo e poi portarle all'evidenza di tutti, dando loro il giusto riconoscimento a periodo emergenza, diciamo, emergenza, non emergenza passata perché sarebbe sbagliato dirlo, ma in un contesto diverso. E poi ci sono stati tutti gli eventi invece che sono stati organizzati in corso d'opera durante il primo periodo post lockdown, purtroppo con poche certezze, e abbiamo dovuto ragionare piano A, piano B, piano C, ma siamo riusciti a mettere in moto tante iniziative, soprattutto all'interno del castello. Per noi a Villafranca è stato sicuramente più facile, perché abbiamo la fortuna di avere una struttura come il castello che ci consente di avere degli accessi contingentati, uno spazio dove fare tutte le iniziative del caso seguendo le normative attuali, e quindi luglio e agosto sono stati i mesi della musica, del teatro e del cinema, mentre settembre è stato il mese della lettura grazie alla riapertura della biblioteca come punto di incontro e a Libra Villafranca, che si è conclusa proprio questa domenica. Benissimo. Qual è l'iniziativa più significativa del post lockdown, secondo te, che avete fatto?
Io faccio fatica a sceglierne una, perché sono veramente affezionata a tutte, perché credo che questo periodo abbia insegnato che non c'è veramente nulla di scontato. E quindi, almeno per quanto mi riguarda, vivere un'iniziativa culturale, artistica, musicale, in questo momento è una gioia ancora, se possibile, ancora maggiore rispetto a quella di prima, perché ci è stata tolta per tanto, troppo tempo. Adesso stiamo vivendo gli spazi in maniera diversa, però quantomeno stiamo provando a fare cultura. E quindi sono veramente in difficoltà a dirtene una. Potrei dirti il concerto legato alla pace di Villafranca, ma semplicemente perché è stato il primo evento musicale l'11 luglio e quindi è stata un po' quella che è stata la ripresa degli eventi culturali all'interno del castello, ma semplicemente per questo motivo, non perché lo consideri più importante rispetto ad un altro. Sono state tutte molto belle anche per questo motivo. Ecco, io so che tu sei sempre molto presente nelle iniziative che vengono fatte a Villafranca, tu quando puoi partecipi sempre alle inaugurazioni, sei presente sul territorio. Però volevo chiederti come sei arrivata a fare l'assessore alla cultura, cioè sei partita per una passione, magari c'è un artista nascosto in te e che nessuno sa. E ecco, raccontaci un po' il tuo percorso. È stato un po' un percorso particolare, nel senso che mi interesso di politica e amministrazione da tanti anni, da quando ero giovane. E quindi ho deciso di mettermi in gioco e quindi candidarmi all'amministrazione di Villafranca. In realtà 7 anni e mezzo fa ho fatto un'esperienza come consigliere comunale e poi il risultato elettorale di 2 anni e mezzo fa mi ha consentito di poter entrare in giunta. È stato un po' un accordo condiviso con il sindaco, perché chiaramente un assessore in un comune come Villafranca è delegato da parte del sindaco, che si deve da una parte fidare delle tue competenze per le deleghe che ti dà e dall'altra devi sentirle tue, perché hai assolutamente una responsabilità importante. Io ho una formazione umanistica, al di là di quello che stiamo dicendo, sono laureata in lettere, in scienze della comunicazione, quindi ho sempre avuto una passione per quella che era l'arte, la musica, la letteratura, e quindi quando c'è stata la possibilità di assumere queste deleghe le ho accettate subito con molto entusiasmo ed erano quelle che preferivo. Anche perché quando c'è una passione dietro credo che si possa lavorare sicuramente meglio, no? Anzi, non lo si considera per l'appunto un lavoro, ma lo si considera una passione, quindi si fa tutto con il sorriso e si affrontano gli ostacoli nel migliore dei modi. Poi io penso che un amministratore debba portare soprattutto in primo piano quelle che sono le eccellenze del territorio, è la prima mission che deve avere un buon amministratore, almeno per come la vedo io. E quindi è per questo che cerco sempre di essere presente, perché ripeto, da soli non si fa nulla, bisogna fare innanzitutto questo. Ecco, un tuo sogno, un progetto grande che se potessi realizzeresti a Villafranca? Ma il primo sogno di adesso riporta quelle grandi manifestazioni che sono state annullate, diciamo, nel periodo Covid. Quindi continuare, diciamo, a valorizzare le realtà territoriali, facendo però comunque diventare Villafranca un riferimento di livello nazionale. Quindi il sogno che ho adesso è quello di riprendere a fare cultura anche per le masse, consentimi il termine. Stiamo vivendo gli spazi in maniera diversa, quindi per esempio gli eventi che abbiamo fatto al castello sono stati per 1000 persone. Ricordo però un castello anche pieno di gente vogliosa di sentire musica, o un palazzo Bottagisio pieno di persone che correvano a vedere una mostra. Spero con tutte le misure del caso, in totale sicurezza, di poter tornare presto a rivivere quei momenti. Bene, io te lo auguro e speriamo che non ci sia più nessun lockdown nel nostro futuro e di poter ancora accedere liberamente all'arte senza dover neanche più tenere la distanza tra persone e persone. Ecco, però dimmi, tu da quando eri ragazzina avrai fatto qualcosa, tipo un quadro, magari scrivevi delle poesie, qualcosa di artistico? Qual era la tua passione?
Ma a me piaceva disegnare, poi adesso ho perso purtroppo un po' la mano, ma mi ricordo che quando dovevo fare un regalo di compleanno, un regalo per il papà o anche per un amico, dipingevo ad olio. E quindi quella era un po' una mia passione. Adesso un po' per la mancanza di tempo, un po' per tutto, ho perso un po' la mano e quindi dico sempre che non ho manualità. Magari un domani avrò modo di prenderti in gioco. Sì, ecco, quindi abbiamo scoperto che c'è un artista in te ed è questo che ti aiuta a seguire bene quello che fai, perché se uno è dentro le cose che segue, riesce sicuramente a seguirle meglio. Ecco. Non c'è dubbio. Ecco. Tu ami molto Villafranca, sei sempre attiva, ti vedo sempre. Ci sono tante associazioni a Villafranca che si occupano di cultura. Sì, sono tantissime a Villafranca, ma anche nelle frazioni. Credo che sia una risorsa fondamentale perché conoscono il territorio, quindi conoscono anche quelle che sono le attese delle persone che vivono sul territorio e sono sicuramente un supporto costante in una programmazione culturale. E quindi è un valore che Villafranca ha ed è un valore notevole dal punto di vista sia artistico che musicale. Certamente, certo. Quindi è importante il supporto delle associazioni perché integrano sicuramente quello che è il lavoro dell'amministratore e delle cose che organizza. Ecco. Io non so, vorrei chiudere con un pensiero. Abbiamo detto cos'è l'arte dentro di te, ma vorrei un'altra definizione ancora, proprio una sintesi, proprio che me il richiudessi in due parole, in una frase. Allora, in due parole ti direi un viaggio introspettivo, anche se ricalca un po' quello che dicevo prima. Sì, la sintesi appunto giusto, quindi per te l'arte è un viaggio all'interno di se stessi. Io condivido pienamente questo pensiero. Io ti ringrazio tantissimo della tua presenza, tua partecipazione e spero di vederti presto all'interno di qualche mostra, una bella inaugurazione con tanta gente, senza lockdown, senza mascherine. Ce lo auguriamo tutti, speriamo che insomma questa emergenza finisca il più presto possibile. Bene, grazie Claudia Barbera, ringrazio ancora, saluto tutti i nostri amici. E buona arte a tutti!